passione, ma è solo per dire con orgoglio che sono felice di avere anche questi bellissimi incontri, perché nella scelta di fare dell'Eliseo il più grande centro culturale italiano e siamo arrivati, era importante avere anche questi confronti. Questo è un luogo aperto, laico, totalmente di confronto, e da vecchio ebreo posso dire che questa impostazione è quella che mi piaceva. Nella nostra tradizione si dice che di qualsiasi argomento bisogna sempre sentire due opinioni, dice Shammai o dice Hillel, e poi il pubblico senza dogmatismi esce ed elaborerà una restituzione culturale, affettiva, emotiva, quello che è. Questo è quello che è diventato l'Eliseo. Nel centenario, a oggi siamo arrivati a 50.000 presenze nel solo primo mese e mezzo, perché abbiamo sbaragliato tutti. Voglio ringraziare, grazie, tutte le persone che in questi anni hanno creduto in questa bellissima avventura e ci ha portato soprattutto il Ministero delle Finanze, che ci ha aiutato, che ha fatto il francobollo per l'Eliseo, il nostro presidente Gianni Letta, che è stato straordinario ad esserci vicino, e tutti ovviamente i protagonisti. Non mi rubo altro tempo, sono felice però d'attore di avere, di essere spettatore della politica che fa l'attore, e ti darò all'ennesima potenza, il paradosso del paradosso. Lascio il palcoscenico a Elisa Greco, curatrice, autrice, organizzatrice straordinaria, protagonista di casa tua, dove stai? Grazie a tutti. Queste immagini bellissime che ci accompagneranno per tutto il tempo adesso di questo processo. Scorrono, sono le immagini della mostra, e a questo punto io prima mi inchino a Scuderie e ringrazio e chiedo a voi un applauso per questa mostra bellissima che Scuderie, la sua curatrice Francesca Vidini, ha allestito. È stupenda, è bellissima, e questa bellezza ci accompagnerà questa sera. Un altro saluto, come al solito, noi condividiamo i momenti insieme, e sapete che c'è un qualcosa che mi sta molto a cuore, sono le lezioni, i percorsi di legalità che facciamo con le scuole prima di questi processi. E allora un saluto, grazie Liceo e Salvini e Zarita. Anche oggi abbiamo fatto la lezione, ringrazio molto gli avvocati e i magistrati che si sono dedicati con grande generosità. Oggi non solo il processo, ma anche tutta una storia, un approfondimento sul cyberbullismo. Quindi grazie, il vostro voto sarà giudicato attentamente e sarà per noi importante, voi siete il futuro. Grazie di stare qui. E come compagni di viaggio ci sono cari. Questa sera c'è un processo particolare. Devo dire, quando ci siamo incontrati con Scuderie del Quirinale, ha incominciato questo percorso e abbiamo parlato di questa mostra, della possibilità del processo, ci ho a lungo ragionato che modalità, come affrontare e suscitare la curiosità. È così attuale, così importante, e ragionando un filo è venuto fuori che mi fa piacere condividere. Ricordatevi che voi siete giuria popolare, è il vostro compito e vi ringrazio. A questo punto direi di far partire il processo e chiamiamo come sempre la Corte, sapete tutto a braccio, non si sono incontrati se non un'ora fa, e hanno dialogato, ma sono molto agguerriti, pronti a sostenere accuse e difesa per convincere voi sulla giustizia delle loro tesi. Rosso è colpevolezza, azzurro è innocenza. Facciamo entrare la Corte, a presiedere la Corte, un caro amico del format I processi alla storia, è con noi il magistrato, gli vogliamo tutti molto bene, Giuseppe Ayala.
Eccoci. Grazie. Di niente, di niente. Speriamo di fare bene il nostro dovere. Certamente. Adesso naturalmente c'è un'accusa e una difesa. Come sempre l'accusa è affidata ai sostituti procuratori. Abbiamo con noi un brillantissimo sostituto procuratore qui della Procura di Roma, giovane, importante, combattiva, battagliera, e con noi a sostenere le ragioni dell'accusa, Antonia Gianmaria. Una difesa pronta, agguerrita, onoratissima di difendere questo imputato particolare, perché, come abbiamo visto, è Ovidio versus Augusto, l'arte, come abbiamo letto, versus il potere, a sostenere le tesi di Augusto, a difenderlo da questa chiamata in causa. Abbiamo con noi un importante avvocato, parlamentare, molto attenta ai valori femminili, a difendere le cause nobili. Abbiamo con noi l'avvocata europarlamentare Cristina Rossello. E adesso parte offesa e imputato, due protagonisti di questa storia, l'uno contro l'altro, ognuno pronto a dimostrare le proprie ragioni, la propria forza e le proprie idee. Il primo che ha chiamato in causa l'imputato, che si sente parte offesa in questa storia che è nata 2000 anni fa, abbiamo con noi Ovidio, impersonato da Francesco Rutelli. Mi hai dichiarato di qua. Vai di qua. Imputato. Un imputato, Augusto, chiamato a rispondere di questa relegatio, di questa esilio, di cui non sono chiari i termini, io non voglio anticipare, però chiamo in scena il nostro Augusto, Pier Ferdinando Casini. Testimoni per l'accusa, testimoni, ecco, l'imputato al suo posto, testimoni per l'accusa e testimoni per la difesa. Facciamo entrare prima il testimone della difesa, la moglie Livia di Augusto, la nostra giornalista Annalisa Bruchi. Ecco la nostra Livia. Ma non siamo da meno. Ovidio ha anche lui una sua testimone vivace, libera, pronta a sostenere anche lei tutte le rimostranze di Ovidio. Giulia Minore, Natalia Zeni. Ovviamente parliamo di storia, c'è una mostra, c'è tanto da dire, abbiamo bisogno per questo tipo di dibattimento dei periti, i periti di parte, dell'accusa e della difesa. A sostenere la difesa abbiamo come perito Fiorenzo Galli, direttore generale del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano.
ultima, che vi prego di accogliere con un grandissimo applauso, perché le dobbiamo tanto, perito di parte dell'accusa, Francesca Ghedini, curatrice della mostra di Ovidio. Con noi, in un ruolo particolare, per leggere quelle bellissime citazioni che ci sono lungo la mostra, ma che servono ad arricchire oggi il dibattito questa sera, con noi ci sarà la ricercatrice che è stata vicino a Francesca Ghedini nella ricostruzione della mostra, nella curatela della mostra. Abbiamo con noi Giulia Salvo. Leggerà delle citazioni quando serviranno al dibattimento. A questo punto ancora un grande ringraziamento ad Anna Mattirolo e a tutto il team di Scuderie del Quirinale. Il percorso è stato lungo per arrivare questa sera qui e ve lo dico come autrice, ci ho lavorato un anno, ma ce l'abbiamo fatta, siamo qui. A questo punto io direi di chiudere con le presentazioni, ma soprattutto dare inizio al processo. Signori, che dopo 2000 anni che il processo abbia inizio. A voi il verdetto. Avrete notato che non mi sono unito ai vostri applausi, pur condividendoli, soltanto per garantire l'immagine di terzietà che il giudice deve sempre garantire, ma avrei partecipato anch'io, ma l'immagine va tutelata. Cominciamo con la lettura dei capi di imputazione. Dalla questione di fondo, che è quella del rapporto tra potere e libera espressione del pensiero, sono stati tratti dal pubblico ministero, dall'accusatore, due capi di imputazione che si riferiscono a due precise norme del codice penale. La prima riguarda gli articoli 81 e 323 del codice penale e viene contestato all'imputato che in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di affermare il suo potere assoluto ed incontrastato nell'impero romano, abusando del suo ufficio ed in particolare adottando il grave provvedimento della relegatio nei confronti del poeta ed intellettuale Publio Ovidio Nasone, senza neanche munirsi della necessaria validazione di tale provvedimento da parte del Senato romano ed al fine di neutralizzare un oppositore della sua politica moralizzatrice e conservatrice, arrecava un ingiusto ed irreparabile danno all'illustre poeta, nonché al mondo intero, costringendolo a vivere nella lontana Tomi fino alla sua morte. Il successivo capo di imputazione si riferisce all'articolo 610 del codice penale e viene contestato perché con violenza consistita nel disporre la relegatio di cui al precedente capo di imputazione limitava Ovidio Publio Nasone nell'esercitare l'arte della poesia, nel criticare il potere costituito e le leggi moralizzatrici dallo stesso Ottaviano Augusto emanate, nonché nel cantare l'amore libero, fatti che sarebbero stati commessi a Roma a decorrere dall'anno 8 d.C. Chiarito qual è il tema, la contestazione che viene mossa all'imputato, do la parola al pubblico ministero che ha formulato i capi di imputazione di cui ho appena dato lettura. Grazie, signor Presidente. Siamo qui questa sera innanzi a lei e alla Corte, costituita da tutti i signori e le signore qui presenti, per sottoporre ad attento giudizio e ritengo anche ad un verdetto equo l'odierno imputato Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma nonché pontefice massimo. E faccio una piccola premessa perché nessuno di noi e men che mai questo pubblico ministero mette in dubbio e metterà in dubbio la grandezza di Augusto e la grandezza che l'impero romano e Roma raggiunse sotto il suo governo della città.
La magnificenza raggiunta da Roma è testimoniata da una frase che Augusto andava ripetendo, cioè ho ricevuto Roma di mattoni e l'ho lasciata di marmo. Quindi una magnificenza dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista della cultura. Ricordiamo che Mecenate costituì un circolo culturale di cui facevano parte non il nostro video, ma autori quali Tito Livio, Orazio. Quindi una magnificenza culturale, architettonica, una magnificenza territoriale, perché Roma iniziava, quindi diventava un impero. Tutto questo è riconosciuto dalla storia e tutti noi lo riconosciamo. Al tempo stesso però devo contestare ad Augusto, imperatore, delle condotte, e in particolare le due condotte contestate nei capi di imputazione appena letti dalle presidenti, condotte che a mio giudizio sono state ingiustificate, che sono state messe in atto da Augusto imperatore, e dimostrerò che queste due condotte non hanno avuto una giustificazione e non possono essere ritenute in nessun modo giustificabili. Vedremo qui innanzi a lei e innanzi alla Corte che, a prescindere dalle motivazioni che Augusto abbia avuto per applicare questo estremo, diciamo, atto e provvedimento nei confronti di Ovidio, queste giustificazioni comunque non potranno essere in alcun modo ed essere sminuire la entità del provvedimento preso. Il fatto è uno, il fatto storico è uno. Nell'8 d.C. Augusto dispone la relegatio, quindi non l'esilio, c'è cioè una piccola differenza, non stiamo qui a sottilizzare, comunque una sorta di esilio, e manda Ovidio a Tomi, nella lontana Tomi, al di fuori e al di là dello stesso impero, l'attuale Romania per intenderci, e lo fa abusando del suo potere. Io sosterrò che questa attività svolta da Augusto, ripeto, a prescindere dalle motivazioni che ora analizzeremo, è stato un abuso d'ufficio, diremmo oggi, diciamo un abuso di potere in senso abbastanza tecnico. Perché? Perché Augusto non chiese neanche la validazione da parte del Senato di Roma, esautorò quelli che erano i poteri del Senato di Roma, dispose questa relegatio, mandò Ovidio fino alla morte in questo posto lontano, e noi non sappiamo mai se questo provvedimento è stato causa di una limitazione dell'arte di Ovidio e se in qualche modo l'ha impedita o comunque l'ha limitata. Fatto sta che il mondo, Roma di allora e il mondo, ha avuto sicuramente un danno da questo provvedimento. Ma io non focalizzerei molto l'attenzione su quello che è stato il provvedimento, perché è un fatto storico e c'è stato. E l'abuso, quindi il fatto che Augusto sia andato oltre i suoi poteri, non è minimamente in discussione, è un fatto vero e questo deve essere preso in considerazione. Quello che io vorrei sottolineare, vorrei che la Corte valutasse alla fine, dando il suo giudizio, è qual è stata la ragione. Perché io mi chiedo e chiedo alla Corte, è meno grave il fatto di chi, investito di un potere assoluto, come era quello di Augusto Imperatore, dispone di questo potere e compie un atto come la relegatio, quindi un atto così estremo, per un interesse pubblico, quindi per una ragion di Stato, che poteva essere una delle due ragioni che ora vedremo. È meno grave questo fatto se c'è una ragion di Stato alla base di questo provvedimento? E se c'è invece un interesse privato, è più grave e quindi l'abuso è ancora più grave? Io ritengo di no. Io ritengo che l'abuso, in quanto esercizio di un potere oltre i limiti del potere stesso, è sempre e comunque va condannato ed è sempre sanzionabile. In questo caso bisogna stabilire, e abbiamo qui consulenti, testimoni e lo stesso video che ce lo dirà, qual è stata la ragione. Perché la ragione può essere una ragione privata. Si sembra che Ovidio sia stato presente nel momento sbagliato e abbia osservato un qualcosa che non doveva osservare e per questo è stato allontanato da Roma, e quindi un interesse che era essenzialmente privato, perché Augusto sarebbe stato in qualche modo leso da questa testimonianza che Ovidio poteva rendere. Oppure l'altra teoria, Ovidio è stato allontanato da Roma perché era a capo, diciamo così, in maniera figurativa, non in maniera concreta, di una fronda verso Augusto, di coloro che erano oppositori di Augusto e oppositori di quella
di quell'intento, di quella finalità moralizzatrice che Augusto voleva portare. Queste sono le due teorie e le due motivazioni che, ripeto, a prescindere comunque da quale sia quella vera, in realtà la storia non ce l'ha detto e noi non ne abbiamo certezze, ma abbiamo qui l'interessato, il diretto interessato che ci potrà dare lumi. A prescindere da questo io vorrò dimostrare che comunque l'abuso vi è stato. E come vi è stato allora, io dimostrerò anche, e vorrò che la Corte nel valutare se Augusto è colpevole o innocente, vorrò che la Corte valuti anche se i moderni Augusto, cioè tutti coloro che esercitano il potere ora, 2000 anni dopo, se messi nelle stesse condizioni, quindi di esercitare il loro potere, di raggiungere, voler raggiungere una finalità appunto privata o una finalità pubblica, in quelle condizioni il loro abuso, quindi andare oltre il potere, è sanzionabile o no? C'è un limite oltre il quale l'esercizio del potere diventa abuso. Io ritengo che ci sia, ritengo che non sia assolutamente modificata la situazione e ritengo che con il verdetto di questa sera la Corte dovrà stabilire un punto fondamentale che comunque, anche se Ovidio viene considerato e tutti gli Ovidio 2.0, tutti quelli che sono oppositori politici, che sono commentatori, che sono giornalisti, ricercatori, che vengono in qualche modo messi in condizioni di non nuocere, di non criticare il potere, di non rappresentare comunque un pericolo per il potere, se la loro riduzione nel silenzio è un abuso di potere. Questo dovrà essere tenuto presente dalla Corte, perché condannando Augusto, che 2000 anni fa tenne questo comportamento, io ritengo che si debba anche sanzionare quel comportamento attuale che, se la Corte riterrà, sarà un comportamento ai giorni nostri e quindi sarà una condanna che dovrà essere portata e calata nella nostra attualità. Ora, siccome il punto fondamentale, signor Presidente, è capire quale delle due teorie, cioè se c'è stato un interesse privato di Augusto, se c'è stato invece una ragione di Stato che ha mosso l'attività di Augusto, chiedo alla Corte il permesso di introdurre il consulente di questo pubblico ministero che ci spiegherà, secondo la sua ricostruzione, secondo i suoi studi, qual è stata la ragione dell'esilio e della relegazione di Ovidio, perché da questo poi prenderà una strada il nostro processo in un senso o nell'altro. Benissimo, grazie pubblico ministro. Io credo che la difesa non abbia nessuna osservazione da fare sulla missione del consulente, quindi diamo per acquisita questa, che ascolteremo naturalmente successivamente. La parola alla difesa. Prego, avvocato. Ebbene, noi abbiamo un Ovidio che è stato sepolto a Tomi con tutti gli onori. Ancora adesso gli onori sono importanti per lui. I poeti rumeni dissidenti l'hanno chiamato, addirittura invocando la sua tesi di Esule. E allora, se vediamo questo, quando lui, dopo 4 anni di esilio, sono pochi gli anni dell'esilio in realtà rispetto a una grandezza di vita, il danno in che cosa si riduce? Per un uomo che non è un uomo, è un'opera di Ovidio che stiamo processando. Ebbene, se in questi pochi anni noi scopriamo che lui scopre la lingua gerica, scrive, diventa il poeta gerico, diventa un poeta amato e celebrato, che addirittura scrive dei versi di affezione, allora a questo punto vediamo subito che questo provvedimento, che ci è così ostile, così nemico, diventa subito una ragione diversa, dove il danno per noi invece non solo non c'è, ma c'è un'elevazione dell'individuo, perché vede, anche nel capo di imputazione che lei ha letto, Presidente, risulta che cosa? Risulta che non è un illustre poeta come altri, ma l'esule illustre poeta, e i temi dell'esilio nobilitano subito e rendono grande il personaggio. E l'esilio è stato reso possibile, se è così la versione. Noi ci rimettiamo alla storia, ma non abbiamo un provvedimento da poter contrastare, signor Presidente. Ebbene, se è così, Ovidio è diventato ancora più importante proprio grazie all'autorevolezza del nostro Augusto.
E questo è un intento che ha mosso Augusto. Quale? Quello non di ferire l'individuo, ma quello di difendere il suo territorio. Perché se noi teniamo conto di dove Ovidio e Augusto hanno vissuto, ci rendiamo subito che capaci e consapevoli del fatto che questo scontro che si è consumato è avvenuto fra le grandezze di due individui. Soltanto uno ha accettato il potere che gli è stato conferito e che si è proposto di avere e ha cercato di edificare Roma, di portarla a quella splendida Roma, per cui poi chiederò di poter avvalermi del nostro perito di parte con delle domande che gli porremo per costruire quello che Augusto ha fatto su Roma in questi 40 anni di regno. Ma quello che vediamo ancora adesso di Roma passando per le vie ci fa capire che Augusto era sul territorio, Augusto era presente e lo scontro che è avvenuto sul territorio è stato un contrasto fra Augusto che doveva edificare nella città e un Ovidio che poteva andare ovunque, perché altrettanto monumentale era la sua opera, perché l'arte lo poteva seguire ovunque, così come l'ha seguito. E tutta questa possibilità di poter edificare da parte di Augusto, perché è stata consumata da lui? Con quale intento? Il suo proposito era quello di poter restaurare la Respubblica, quella Respubblica che era nata nel 510 avanti Cristo da un atto, uno stupro che era avvenuto ad una donna da parte di Tarquinio il Superbo, e per questo la comunità romana allontanò questo Tarquinio il Superbo e costruì ed edificò la Respubblica, portando la pudicizia, il sentimento di quella donna che, violata, decise di suicidarsi come ultimo sacrificio di sofferenza, e lo portò e lo elevò a livello di sacrificio del valore romano. E quindi ecco che il significato più recondito di costruire una Respubblica era anche articolato su questi sentimenti, quelli della nobiltà, quelli della volontà di costruire, di edificare, ma di costruire con delle regole solide. E queste regole solide partivano da due presupposti: l'evitare che si ripetessero quei precedenti errori che avevano portato Roma ad una guerra civile e che avevano visto un protagonista straordinaria che sicuramente era l'antitesi di quello che si voleva costruire in quel periodo e che il Senato voleva costruire e per il quale appunto obiettivo agiva Augusto. C'era Cleopatra che era stata l'amante concubina di Cesare e che era diventata l'amante concubina di Marco Antonio. Ebbene, Cleopatra stava serpeggiando per le strade di Roma all'epoca, serpeggiava perché riusciva con una guerriglia morale a riconquistare Roma, che invece l'aveva sconfitta con una guerra reale. E tutti questi sentimenti sottesi avevano fatto sì che Augusto, con la sua sposa, e chiedo poi, signor Presidente, che poter fare alcune domande alla nostra Livia, ebbene, aveva cercato di farsi promotore di tutta una serie di leggi che non erano sicuramente un abuso di potere. E non lo erano per quale motivo? Uno, non c'è una legge che imponeva la validazione del Senato, perché in realtà con i poteri dal 23 avanti Cristo al 12 avanti Cristo, Augusto aveva tenuto dei grandi poteri censori e nell'esercizio dei poteri censori egli aveva la possibilità anche di muoversi con ogni possibile potere, quindi senza avere validazioni. Bene, concludo e quindi farò alcune domande per arrivare a considerare un fatto agito intenzionalmente nell'interesse proprio o contro l'interesse della Repubblica? No, assolutamente, e questo verrà fuori dalle domande e poi in requisitoria. Grazie Presidente. Grazie Avvocato, l'abbiamo ascoltato con interesse. Darei la parola all'imputato personalmente, poi sentiremo la parte offesa prima dei testi, se il Pubblico Ministero è d'accordo. Vogliamo sentire il consulente del... L'abbiamo già messo la consulenza? Sì. Vogliamo sentire una ricostruzione, signor Presidente? Prego. Una ricostruzione che ci fa il consulente? Possiamo... Sì.
Però la faremo successivamente, prima ascoltiamo l'imputato, poi ascoltiamo la parte offesa e poi apriamo il dibattimento, ascoltiamo i testimoni e i consulenti. Prego, imperatore. Ma, vostro onore, vostro onore, non era proprio questa la scaletta, ma vostro onore, io ho sempre avuto solo nella mente e nel cuore una parola, Roma. Tutto il resto è stato, per quanto mi riguarda, un problema secondario. Tutto ciò che ho fatto, tutti gli atti che ho messo in campo sono stati solo finalizzati alla gloria di Roma. E sono lieto che anche l'accusa abbia voluto ricordare non tanto le mie parole, ho trovato una città di mattoni, ve la restituisco di marmo, ma qualcosa di sostanziale. Mi sono trovato in una condizione drammatica, mi sono trovato davanti a una Roma distrutta per una guerra civile tra Cesare e Pompeo che era stata fallimentare per la res pubblica, e ho dovuto ricostruire Roma, non ricostruire solo quello che poi si è dissipato negli anni, come ben sappiamo, dalle strade agli acquedotti all'urbanistica e a tutto il resto, perché questo mi sembra che sia incontestabile anche per chi mi accusa, ma ho dovuto restaurare i costumi di Roma. Certo, Ovidio si è potuto occupare di cose diverse e io voglio tenere in questo primo intervento, almeno, il livello altissimo della mia difesa, che ha riconosciuto a questo poeta, ve ne erano altri, non certo di minor valore in Roma come Virgilio, basta solo questo nome per evocare la romanità e Roma, ma non voglio entrare in dettagli. Voglio dire solo che la relegatio non è stato l'esilio, che la relegatio è stata la salvaguardia dei beni di Publio Ovidio Nasone, che è andato atomico i suoi beni, che non è stato depravato, non è stato in alcun modo privato di essi, ha potuto vivere la sua vita e produrre artisticamente ciò che ha ritenuto opportuno. Avrei potuto comportarmi ben diversamente, ma vorrei ricordarvi una cosa. Combattei guerre interne ed esterne e da vincitore lasciai in vita tutti i cittadini che imploravano grazia. E in questo caso non parlo dei cittadini romani, ma dei cittadini degli angoli più distanti della nostra Roma, che mai furono umiliati, perché mai ho pensato di umiliare anche la diversità, ho sempre cercato di integrarla, riuscendo in questo modo ad avere una grande Roma che facesse sentire a tutti il proprio diritto di cittadinanza nella Repubblica. Dunque, io nei confronti di questo Publio Ovidio Nasone, di cui pure avrei tante cose da dire sui comportamenti pubblici e privati e sulla sua predicazione in questa Roma che andava restituita a una dignità, a un decoro, a una credibilità dei costumi. Ma pur tuttavia vorrei dire al pubblico ministero e ricordare a chi dovrà giudicarmi che anche il problema dei miei poteri assoluti, io stesso restituì al Senato gran parte dei poteri di cui il Senato mi voleva investire. Certo, ebbi autorevolezza, ebbi credibilità, ebbi in questo senso potere, anche perché con gli anni abbiamo capito che il potere è un'illusione, non è una cosa che si acquista o che si perde, il potere è un'illusione ottica il più delle volte, e io ebbi potere perché avevo credibilità davanti ai cittadini, a cui peraltro in molte circostanze contribuì in modo cospicuo a distribuire gran parte delle mie risorse. Dunque vorrei dire
che ho cercato di agire per salvaguardare la morale pubblica in un momento molto difficile per Roma. Con i seguaci di Antonio, lo ha fatto riferimento il mio difensore, che cercavano di iniettare veleno in queste strade, in questi salotti romani, che sempre hanno costituito un'insidia, una perversione per la Repubblica e per i costumi. Dunque, abbiamo lavorato come dovevamo lavorare e lo abbiamo fatto cercando di rispettare tutti, non volendo mai privare i cittadini di una libertà che non può essere intesa solo come un insieme di diritti, ma anche e soprattutto un insieme di doveri verso la Repubblica. Ma abbiamo poi testimoni, a partire dalla mia amatissima Livia, che potranno dirvi quello che io ho cercato di fare sempre e con unica preoccupazione: Roma e la romanità. Bene. Prima di passare all'esame dei testi e dei consulenti, a questo punto diamo la parola alla parte offesa. Presidente, lei ha la toga, io speravo mi dessero una toga pure a me questa sera, a me e al mio avversario. Caro Augusto, mai io chiederò la tua condanna per i meriti storici che hai nella nostra città. Mai. Chiunque conosca Roma sa che i meriti di Augusto ascendono a ben prima del vero colpo di Stato che egli realizzò, dando ad intendere che intendeva preservare la Repubblica. Ma i suoi meriti brillano e brilleranno nei millenni. E io di Augusto voglio ricordare l'uomo che, ancor prima di diventare principe, eresse nel foro il Miliarium Aureum, quella colonna da cui, dice, si sarebbe detto nei millenni, tutte le strade portano a Roma. No, tutte le strade partono a Roma. Perché da lì, dal Miliarium Aureum, che Augusto come curator viarum ebbe la capacità e lungimiranza di creare, si misurano le distanze con la lontana Cina, con il continente africano e con le terre gelate più lontane. Tuttavia, signor Presidente e signori della giuria popolare, oggi noi dobbiamo restituire ad Augusto quel che è di Augusto, ma anche ad Ovidio l'onore che quest'uomo, per la difesa del suo potere, volle togliere. E quindi, se io ad Augusto riconosco i grandi meriti che ha per la storia di Roma, ad Augusto vorrei che oggi venisse inflitta la sanzione per la colpa che ha avuto nei confronti di un povero poeta. Perché io non sono un politico. Io sono un artista, sono un poeta, sono un uomo libero. Ho rifiutato, ho rinunciato a fare l'avvocato, signor Presidente, e ho rinunciato a cariche politiche perché non le sentivo proprio della mia indole. È notorio questo, è notorio. Sono un poeta e al poeta voi dovete guardare per esprimere il vostro giudizio. E vorrei dire ai posteri, che in fondo ci leggono e mi hanno letto nei secoli, nei millenni, che i posteri qualcosa a quest'umile poeta, certo un po' scavezzacollo, debbono molto. Io ho usato l'ironia contro il potere. È vero, non ho attaccato frontalmente il potere, ma ho fatto comprendere i pericoli dell'abuso del potere
a tanti contemporanei e a tanti nelle epoche successive. Per questo la mia poesia è rimasta così amata nel tempo, perché era una voce irriverente. E c'è bisogno di voci irriverenti quando il potere si fa potere assoluto e pensa anche di volere reprimere la possibilità di un umile cantore di potersi esprimere. E devo dire, signor Presidente, che i posteri potrebbero anche riconoscere che la mia poesia ha aiutato anche a demistificare gli dèi. Perché, come qualcuno potrà dire ancora meglio di me, io ho mostrato degli dèi la loro cattiveria, la loro cupidigia, la loro falsità, e li ho fatti scendere dall'Olimpo. Certo, gli dèi anche erano animati dall'Eros, e anche questo forse è stato irriverente per il potere che pretendeva di riconoscersi in un'eredità che addirittura arrivasse a Venere. Ma io non dimentico che Augusto ha creato un tempio per sé, dedicato a Marte, ma mentre lui parlava di guerre era Venere a Roma che dominava, e lo sa bene Augusto, anche nelle stanze molto prossime alla sua, ma non voleva che se ne parlasse e non voleva che l'umile poeta raccontasse la verità con i suoi versi e la lasciasse ai suoi successori. Ed infine, signor Presidente, con le mie stesse parole io vorrei ricordare che sì, si deve ad Ovidio anche qualcosa di importante per quanto riguarda le libertà di tutti, perché la mia poesia ha permesso di capire a tanti quanto le libertà, quando il potere diviene assoluto, sono minacciate. E quindi ho scritto nella Ars Amandi: pure se io lo ammetta, anche i ludi, i giochi, spargono semi di male. Allora, Augusto, fai togliere tutti i teatri. La libertà del circo è insidiosa. La ragazza siede con lo sconosciuto. Dato che alcune vi vanno a passeggio per incontrarvi l'amante, perché i portici restano aperti? Quindi, signor Presidente e signori della giuria, io penso che l'umile poeta è stato anche colui che ha subito la censura per la sua irriverenza, non solo per avere difeso il pluralismo, la bellezza, l'amore. E quando sento l'avvocato di parte sostenere che non vi è la prova che io sia finito a Tomi, a Costanza, in quel gelido, orrendo luogo nel quale fui confinato, devo dire, quale altra prova cercate che io sia finito a Tomi, in Romania attuale, a Tomi, dove le donne più belle avevano dei peli lunghi e duri come spade, e gli uomini che, perdonate questo riferimento, non esistevano altre forme di depilazione, anche se io ho scritto dei saggi sulla toilette proprio per indurre le donne romane ad essere più belle. E se avessi il tempo, magari finita la cosa, leggerò, va bene. Però, signor Presidente, come poter dire che io sono finito in un luogo ameno, quando il freddo era tale, come racconto nei miei versi, che gli uomini che avevano questi lunghi capelli, che non lavavano mai naturalmente, li lavavano solo e tintinnava il ghiaccio tra i loro capelli per quanto faceva freddo. Lì Augusto ha voluto mandarmi. Allora, signor Presidente, la mia conclusione, poiché io sono nato a Sulmona, sono però vissuto a Roma e l'accento della mia città, anche se Augusto mi ha mandato in un luogo dove nessuno parlava latino, non potevo parlare con nessuno, non dimentico il modo di parlare nella mia amata Roma, cui il principe mi ha voluto sottrarre. Dirò a voi della corte: augù, m'hai fregato 2000 anni fa, se ci riprovi pure stasera non esci vivo da sto palco. Va bene.
non bastano 2000 anni per cancellare alcuni stati d'animo. Pubblico Ministero, a questo punto potremmo ascoltare il test. Sì, vorrei iniziare con il consulente del Pubblico Ministero che ci dica un attimo qual è, secondo la sua ricostruzione, il vero motivo della relegatio di Ovidio. Sì, cercherò di essere molto breve anche perché quello che noi abbiamo ce lo tramanda Ovidio con le sue parole, e adesso è stato così efficace nel disegnare il quadro del suo, della sua relegatio, che forse a me resta poco da dire. Però vorrei attaccarmi proprio alle sue parole, ricostruire il percorso drammatico che lo ha portato all'esilio. Il percorso che passa attraverso non colpe, ma pretesti, a mio parere. Perché quel poco che noi sappiamo ce lo dice lui stesso, e questa terra desolata e terribile dove viene mandato è una terra che è ai confini dell'impero. Ora non è un esilio dorato, è un esilio drammatico, è uno distacco tragico, e ce lo dice quella notte, una luminosa notte di ottobre, quando abbandona Roma e la luna alta sul Campidoglio illumina la sua casa che non rivedrà mai. Il dolore di quelle lettere è tragico. Perché, diciamoci la verità, nessuno mai è stato mandato, né prima né dopo di lui, in un posto così selvaggio e drammatico. Giulia. A nessuno è stata assegnata una terra più remota di quella che è stata assegnata a me. Io solo sono stato cacciato sul delta del Danubio dalle sette foci e sono oppresso dal polo ghiacciato dalla Vergine Parraia. Ma quindi le parole con cui Ovidio fa riferimento alla sua condanna sono due. Sono due che egli ripete con una ossessione in tutte le sue lettere, sono due. Carmen et error. Carmen et error. Una poesia e un errore. Ora, la poesia, ce lo dice lui stesso, era l'Ars, quell'aureo libello in cui egli si era proclamato maestro d'amore. Maestro d'amore per insegnare agli uomini e alle donne a sedurre, a farsi sedurre, a vivere una vita piena, giocosa. Ma quel libro, noi lo sappiamo, e il poeta ce lo dice, non era per le matrone, era per le etere, per le servette, per le prostitute, era per le donne libere. Lontano da noi, dai nostri giochi, le bende sottili, dice il poeta. Le matrone non dovevano leggere queste cose. E questo è un primo dato. Il secondo dato è che Ovidio non istiga, ma registra una società che è terribilmente corrotta fino ai suoi vertici dell'impero. Augusto sposa Livia, incinta di 6 mesi, e la porta via un altro uomo. E questo è un motivo di critica, ma soprattutto le motivazioni che lo hanno spinto a fare questo, perché Livia era di una famiglia illustre, mentre lui era di una famiglia più modesta. Ma poi, Svetonio ci dice altre cose. Per quanto concerne invece la libidine, vi persistette e fu sempre pronto, a quanto ci riferiscono, a deflorare vergini che gli erano procurate da ogni parte e persino da sua moglie. E quindi, diciamo, la moralità non albergava certamente neanche nella famiglia imperiale. Non solo le due Giulie che sono state condannate da una storiografia che è stata scritta dal vincitore, ma anche nella famiglia stessa dell'imperatore. Ma inoltre c'è un altro fatto che dobbiamo tenere presente. Lars, questo libretto che secondo Ovidio stesso sarebbe stato causa della sua condanna, era stato scritto quasi 10 anni prima del suo esilio. E allora perché una vendetta così ritardata? Allora dobbiamo cercare forse nell'altra parola che il poeta ci dice, error. Error, badate bene, non scelus, non delitto, un errore senza colpa, frutto di stultizia, non di malvagità, frutto di casualità, del fato, un errore legato a qualcosa che aveva visto involontariamente, ripete questo particolare. Che colpa c'è nell'aver avuto occhi?
un errore di cui non sappiamo nulla perché non ci fu un pubblico processo, come abbiamo già sentito. Ecco le labili tracce di una condanna che spezzò la vita del più prolifico e versatile poeta di età augustea. Abbiamo parlato di Virgilio, certo, Virgilio è stato il grande poeta epico, ma la varietà e la capacità di innovare di Ovidio non esisteva nel panorama culturale dell'epoca. Nell'8 d.C. la condanna spezza non solo la vita del poeta, ma la sua musa. Da quel momento in avanti egli non riesce più a cantare con la vivacità e la serenità che aveva avuto negli anni dorati di Roma, ma solo parole di nostalgia e di dolore. E se Ovidio è giunto fino a noi, non dobbiamo ringraziare Augusto, perché Augusto bandì dalle biblioteche tutte le sue opere, tanto che nella seconda elegia che il poeta scrive dall'esilio manda un suo libro a cercare i suoi fratelli, che erano stati ostracizzati tutti quanti. A chi dobbiamo la salvezza delle opere di Ovidio? Ai suoi amici, che le hanno preservate e poi le hanno tramandate e sono arrivate attraverso poi il Medioevo fino a noi. Quella è la salvezza di Ovidio, non Augusto che gli consente di essere così. E quindi Augusto non solo avrebbe impedito la trasmissione di quest'opera grandissima, ma ha spezzato l'ispirazione di un poeta che aveva, io credo, ancora tanto da dire. Grazie. Esaminiamo il tuo test, sì, pubblico ministero, così poi passiamo alla difesa. Il mio primo test, che è Giulia Minore, e ci dirà lei stessa i suoi rapporti di parentela con Augusto. Chi era lei rispetto ad Augusto? Intanto io vorrei ringraziarvi davvero per avermi dato la possibilità, per una volta, di far sentire la mia voce, perché, come ricordava la mia compagna al mio fianco, vengo sempre ricordata per un errore e non si sa neppure in fondo se commesso da me. Sono rimasta gelata dalle parole del pubblico ministero prima, che ha parlato in termini tanto leggeri dell'esilio, parole chiaramente di chi l'esilio non lo ha vissuto mai, ed io qui mi sento anche vittima. Dica alla corte chi era lei, Giulia. Dunque, io, Giulia Minore, sono la nipote di Augusto, la figlia di Giulia Maggiore, sua figlia, anch'essa mandata, non ci crederete, da un uomo che tiene così tanto alla famiglia e ai valori, mandate sia la figlia che la nipote in esilio nelle isole. E questo probabilmente non solo per via di una politica che teneva conto forse di ideali anche maschilisti, e la solita storia forse anche, diciamo, della propaganda maschilista che ha toccato gli artisti, ma ha toccato molto le donne, a cominciare dalla figlia e dalla nipote. Siamo state mandate in esilio sole, senza mariti, condannate anche noi senza nemmeno un processo. E io vorrei chiedervi di ragionare insieme a me su un uomo che parla di restaurazione, ma parla di innovazione, un innovatore politico, un'altra volta un innovatore, che però che cosa ha fatto per prima cosa? Ha ucciso, ricordiamolo, il figlio di Giulio Cesare, Cesarione, visto che è stata chiamata in causa anche Cleopatra. Ricordiamo che è lo stesso uomo che uccise anche Cesarione. Un uomo che forse questo potere lo sentiva davvero molto debole, mio nonno, se poi ha avuto bisogno di esiliare persino noi, che in fondo che cosa avevamo fatto? Allora di me si dice sempre... Di me si dice sempre che ho avuto, che ho una vita piena di vizi, che frequento salotti, uomini. Nulla di questo è provato. Sappiamo che invece sono una madre, sono una moglie. Certamente sono una donna a cui piacciono le amicizie, questo sì. L'amicizia per me è una cosa molto importante, trovo assurdo censurare questo aspetto anche meraviglioso della nostra vita, cantato perfettamente da Ovidio. Ci sono forse prove del fatto che abbia dormito in giro? Non mi pare, mi direte voi se ne troviate. E inoltre, appunto, volevo soffermarmi anch'io su un dato di coerenza: la necessità di istituire una legge contro l'adulterio, una legge
mai osservata, nonno, mi pare. Mai, mai osservata. Una legge che ha portato la nostra famiglia ad essere quanto mai numerosa, oltre che poco armonica, mi pare. Senta, signora, dica alla Corte, in che rapporti era lei con Ovidio? Di conoscenza, di amicizia? Assolutamente, un amico meraviglioso, un amico di tutta la famiglia, peraltro, come sapete, anche della mia amata madre. È stato un amico meraviglioso di tutti noi. È stato... Lei della difesa o del... Ma vede, per amicizia in questi tempi moderni, sì, c'è un princeps, ma un princeps deve accentrare i poteri e deve anche essere illuminato. L'amicizia non è forse il più bello dei nostri valori? Inoltre ritiene forse, Augusto, che senza i consigli contenuti nei libri di Ovidio non avrei saputo come dilettarmi nelle mie amicizie? Bene. Avvocato, lei preferisce che sentire prima il consulente o la teste? Io preferisco sentire prima la teste, se benissimo, per voi va bene. Nessun problema, ascoltiamo la teste. La ringrazio, permettetemi, io devo stare accanto al mio adorato marito. Allora, intanto volevo dire una cosa, ora non voglio rispondere ai test ovviamente dell'accusa, però voglio dire che sì, aspettavo un figlio quando ci siamo conosciuti, è stato un colpo di fulmine, io non ho tradito mio marito, ho lasciato mio marito e siamo stati insieme per più di 50 anni, un amore vero. E poi una piccola cosa del perito tecnico, perché hanno letto molte cose di Svetonio. Svetonio ha scritto quelle cose, ma Svetonio le ha scritte 100 anni dopo la morte di mio marito, quindi non le può aver viste. Scusatemi, ma io ho vissuto con lui per tanti anni e quindi posso raccontarvi la verità. Prego, mi scusi, non so se lei ha delle domande, ho preso... Allora, chi era veramente Augusto marito e Augusto imperatore, Livia? Allora, molte cose sono state dette, alcune giuste, altre non corrette. È stato sicuramente un condottiero, ma soprattutto è stato un uomo di pace. Ha garantito la Pax Romana. Ha fatto delle riforme che sono incredibili per l'epoca. Intanto ha fatto per primo il reddito di cittadinanza. Panem et circenses. Garantiva del grano a tutti i padri di famiglia per sfamare la propria famiglia. E poi che dire, di grandi opere ne abbiamo parlato, lui ha sempre detto sì, ha fatto delle cose meravigliose, state, altro che bruciare teatri, lo dico ad Ovidio, lui li ha fatti costruire teatri, ha fatto costruire teatri, ha fatto gli acquedotti, i famosi acquedotti, ha fatto strade, ha restaurato, ha fatto palazzi e che dire, il Pantheon, i templi. Si è detto ha trasformato una Roma di mattoni in una Roma di malto, ma Roma non era solo di mattoni, Roma era di sangue, di fango, di corruzione e l'ha trasformata in una candida patria di marmo. Grazie, amore mio. Detto tra noi, non mi è mai capitato una moglie che parlasse così bene di me. Perché allora Augusto è stato così intransigente con Ovidio dal punto di vista della moglie, Livia? Allora, lui è stato intransigente non solo con Ovidio. La nostra era una vita di rigore, di modestà. Lui ha cercato di ripristinare quella che era la tradizione repubblicana. Ha fatto delle leggi, è vero, per la moralizzazione. Ha reso quello che era l'adulterio un crimine contro lo Stato. Ma perché l'ha fatto? Perché c'è stato un crollo delle nascite, c'era un vero problema demografico, come hanno qui queste persone adesso, vero amore? Quindi, e l'ha praticamente risolto. E cosa ha fatto Ovidio? Si è preso gioco di lui e degli dèi soprattutto, perché lui ha cercato di ripristinare quello che era il culto degli dèi. E lui narrava e tratteggiava un Pantheon popolato di dèi che meschini, bugiardi, cattivi, vendicativi, il peggio dell'umanità, senza dare il meglio della grandezza. È questo l'errore, avere un solo punto di vista. E poi che dire, ha cercato di sbeffeggiare quello che erano gli dèi più cari a Roma e a te, mio caro marito, abbiamo parlato di Venere, capostipite della gens Iulia.
che era la tua per adozione, e poi di Apollo e di Giove, che sopra il Campidoglio controllava e proteggeva Roma capitale. Quindi ha fatto tutto ciò, e se mio marito fosse stato davvero un uomo crudele, lo avrebbe fatto uccidere, perché abbiamo parlato di una Roma corrotta. No, l'ha solo mandato in esilio. Qual è il problema? Tra ghiaccio e peli. Ecco, sull'intransigenza di Augusto non era solo nei confronti di Ovidio, ma nei confronti di tutti. E soprattutto è stato contestato anche che avrebbe agito con abuso tutelando dei suoi interessi, i legami affettivi, la sofferenza di padre. Livia, puoi testimoniarci? Io ho molto sofferto a ascoltare le parole di Giulia Minore. Vergogna! Tuo padre ha voluto molto bene a te e a tua madre. Continuava a ripetere sempre: abbiamo due cose, ho due grandissime amore, due figlie predilette, Giulia e la Repubblica. Lo andava ripetendo continuamente. Pensate voi il dispiacere che ha avuto dopo che Ovidio le ha traviate, le portava nei famosi salotti buoni, le ha fatte diventare donne di malaffare, perché ci sono le prove in questo caso, e nella mostra si possono vedere delle cose meravigliose, vi prego di andarle a vedere e di verificare. E quindi che cosa ha fatto lui? Per il bene dello Stato, per dare un esempio, perché la ragion di Stato supera tutte, le ha mandate in esilio con grandissima sofferenza, perché lui le amava profondamente. E poi mi permetta di dire un'ultima cosa. Quando parlava di povero poeta, allora intanto Ovidio non era un povero poeta, perché viveva nel lusso, nei grandi salotti buoni della Roma, grandi intellettuali di lussi. Noi no, noi abbiamo sempre vissuto per più di 50 anni nella nostra piccola dimora nel Palatino. E gli amici non potevano capire come lui potesse dormire sempre, inverno e estate, nella stessa stanza. Il suo studio, un piccolo, mi faccia parlare, carne, Ovidio, vedete, carne, non tace. Camere e cucina. Ma lo sapete perché questo poeta è così pericoloso? Perché è sicuramente molto intelligente, molto affascinante, e da lì deriva il suo pericolo. Quindi vi prego, Augusto, votate cartellino azzurro. Bravo. Votate, no? Signor Presidente, se è possibile, prima di dare la parola al nostro perito di parte per la difesa, avremmo selezionato quattro frasi che vorremmo che in questo momento fossero lette per introdurre il perito. Grazie. Senz'altro, non c'è problema. Nel mio sesto consolato assunsi per consenso universale il potere supremo che trasferì al Senato e al popolo romano. Quando rivestivo la potestà tribunizia per la 18ª volta, diedi 60 denari a testa a 320.000 appartenenti alla plebe urbana. Scarseggiando le risorse dello Stato, feci donazioni in frumento o denaro a 100.000 persone, attingendo dal mio granaio e dal mio patrimonio. Statue in argento mi furono dedicate, ma io le rimossi, e con il denaro ottenuto ricavai doni d'oro che dedicai ad Apollo a nome mio e di quelli che mi avevano tributato l'onore di quelle statue. Bene, innanzitutto vi devo dire una cosa, che il crimine efferato è stato fatto a me, nel senso che hanno preso uno che fa il mio mestiere e l'hanno messo a difendere la politica nei confronti di un uomo di grande cultura. Quindi questo lo considero un atto assolutamente, poi con Elisa mi sentirò io. Ma dunque, dato che sono perito di parte di tipo tecnico, volevo darvi due note di tipo tecnico, appunto partendo dalla qualità di quest'uomo meraviglioso, per dire una cosa importante. Che cos'era cultura? Dal mio punto di vista la cultura è l'organizzazione che le persone si danno per vivere meglio.
Quindi la cultura non è soltanto l'arte, la poesia, quelle cose meravigliose che tutti noi conosciamo, che quest'uomo straordinario era in grado di mettere nero su bianco in una maniera che pochi nella storia dell'umanità sono stati in grado di fare. La cultura è qualcosa di molto più ampio. La cultura è l'organizzazione di un territorio, di un popolo, di una realtà straordinaria che quest'uomo, che grazie alla sua straordinaria volontà, alle sue capacità e alla sua genetica, è riuscito a trasferire in qualche cosa che ha reso grande Roma, ancora oggi ne godiamo, per millenni, e ne godremo sempre, ha reso Roma immortale. E questo è un fatto che deriva da una cognizione di che cos'è veramente la cultura, di cui le altre arti sono importantissimi, fondamentali, valori di libertà, ma tutto sommato dei sottosistemi, alcuni dei quali, in determinati momenti della storia, anche sacrificabili. E la seconda cosa che vorrei dire di tipo tecnico, rifacendomi anche a quello che è stato il suo testamento, la sua vita, è sitz im Leben, dobbiamo misurare le realtà nella loro epoca, non possiamo misurare la realtà con il metro di oggi. Come si fa a parlare di maschilismo di 2000 anni fa? Andiamo. È una nozione che da qualche decennio è apparso nella nostra visione del mondo, all'epoca non era assolutamente nemmeno possibile pensarlo. Non solo, ma vediamo qual è la leggerezza. C'è questo bellissimo passaggio, se andate a vedere la mostra, abbiamo parlato tanto questa sera, ma è perché lo merita. Piero Boitani ha scritto questo librino molto bello che ci viene consegnato assieme al biglietto, che esordisce così: c'è chi ne fa insieme a Lucrezio il modello supremo della leggerezza, una delle sei qualità che dovrebbero contraddistinguere la letteratura del nostro millennio. Qui naturalmente parte con Calvino e ve lo risparmio, non c'è il tempo. E allora come si fa a costruire su quel tipo di leggerezza che tutti abbiamo sentito qual era, no? Oggettivamente? Questa giovane signora, insomma, era in qualche modo partecipe di un tipo di leggerezza sulla quale non si poteva fondare, o meglio rifondare, la grandezza di Roma. Era necessario mettere dei freni, e questo è quello che è accaduto, perché da questi freni sono venute quelle cose che hanno causato, e ancora oggi ne godiamo, la grandezza di Roma. Bene, a questo punto passiamo alle conclusioni. Do la parola al pubblico ministero per le sue richieste finali. Grazie, signor Presidente. In effetti abbiamo ascoltato una serie di affermazioni assolutamente non provate e assolutamente contraddittorie. Abbiamo sentito, e Augusto lo hanno imputato, affermare di aver dato potere al Senato, di aver restituito al Senato il suo valore. Poi però, per sua stessa ammissione, e questo è un fatto storico, è lui stesso che esautora il Senato nel momento in cui prende un provvedimento così duro nei confronti di Ovidio, ma nei confronti della propria figlia, della propria nipote, Giulia Maggiore, Giulia Minore, e li relega lontano da Roma. Quindi un uomo che ha basato il suo potere e la sua autoritas insieme con la sua gravitas, quindi con quell'atteggiamento serio, lo ha basato su un'ipocrisia, su una falsità enorme, perché lui affermava di essere il restauratore della moralizzazione di Roma, richiamava agli dei romani e quindi ad un costume più consono per i romani, ma era il primo a non rispettare queste regole. Lui fa una legge contro l'adulterio ed è lui che, sposando Livia, ma prima ancora, diciamo così, approcciando Livia, incinta di 6 mesi, commette lui stesso adulterio, o almeno lo commette Livia, che diventerà poi sua moglie, gli darà 5 figli e poi sarà tutta la vita con lui. Ma la loro relazione nasce su un adulterio e poi lui sarà l'autore della legge contro l'adulterio. Quindi un uomo che baserà tutta la sua vita sulla contraddizione, sull'ipocrisia. Non gli do i figli, comunque. È lui. Non abbiamo mai avuto figli, purtroppo. Appunto, è il mio cruccio. Nasce il vostro rapporto comunque da un adulterio, quindi da una... Perdoni, io lascio mio marito e poi mi congiungo al qui presente. Certo, vabbè, ma lei era comunque incinta, tecnicamente... Se vogliamo sulla tempistica. Tecnicamente è stato poi un adulterio, perché lei era legittimamente sposata al suo uomo. Quindi sentiamo un uomo che difende se stesso perché ha dato la grandezza a Roma. Non c'è dubbio, questo è stato affermato e nessuno glielo contesta.
Qui si contesta il fatto che lui abbia esercitato questo atto così grave nei confronti di Ovidio, che era tra l'altro un cantore fino a quel momento della magnificenza di Augusto. Faceva parte di quei letterati che erano appunto cantori della sua magnificenza e della sua grandezza. Ad un certo punto viene adottato questo provvedimento. E come si può credere, come può la Corte credere e quindi assolvere Augusto pensando che sia stato fatto un favore? Dobbiamo pensare questo, cioè Ovidio viene mandato nel posto più lontano da Roma, dove si parlava una lingua a lui sconosciuta, dove c'erano condizioni climatiche e proibitive, oltre che condizioni, diciamo così, sociali, dove l'ispirazione che doveva essere alla base dell'attività poetica di Ovidio non poteva altro che esserne pregiudicata, venendo lui, appunto, come detto da Augusto e da Livia stessa, da una cultura, da salotti buoni romani, quindi da un ambiente dove veniva stimolata la sua ars poetica, viene relegato nel posto più lontano da Roma e lì noi dobbiamo ritenere che la sua arte sia stata la stessa? Cioè che Ovidio abbia prodotto quell'arte che avrebbe potuto produrre anche rimanendo a Roma, con gli stimoli culturali che aveva a Roma? Questo non è credibile. Inoltre dobbiamo ritenere che Ovidio, che è stato il cantore dell'amore libero, nel momento in cui vede questo qualcosa di indicibile, quindi un atteggiamento, perché ci è stato detto anche da Giulia, con una casualità, e anche dal consulente che ci ha spiegato l'errore in cui Ovidio è incorso, ha visto qualcosa che ha quindi in qualche modo chiuso le porte alla sua attività in Roma, e la giustificazione è la ragion di Stato. Quindi il grande statista che è Augusto è colui che, di fronte, diciamo, ad un interesse privatissimo, perché qui è emerso chiaramente, signori della Corte, che Augusto ha avuto un interesse privatissimo nell'esercitare questa relegatio e nell'applicare ad Ovidio questa relegatio, un interesse privatissimo che era quello di tutelare la propria immagine, e siccome lui sapeva bene di basare il suo potere, la sua auctoritas, su una contraddizione, su un'ipocrisia, andava dicendo che voleva moralizzare Roma, e in realtà lui stesso era il primo a non essere, diciamo così, a non vivere di costumi proprio probi. E poi abbiamo sentito dire ad Augusto e a Livia, la sua sposa, che i legami affettivi, la famiglia, venivano prima di tutto. Intanto io contesto questa affermazione e anche qui rilevo l'ipocrisia, perché la famiglia di Augusto contava. La famiglia dell'uomo che aspettava un figlio da Livia, evidentemente no, quindi ci sono due famiglie, una che conta e l'altra no, e questa è un'ipocrisia. E poi contava così tanto la famiglia da esiliare sua figlia, Giulia Maggiore, e sua nipote, Giulia Minore, una ventotene, una alle isole Tremiti. Certo è andata un po' meglio, sia per l'una che per l'altra, rispetto a Tomi, rispetto alla gelida Tomi. Ma i legami affettivi fino a che punto erano importanti per Augusto? E quindi io concludo, signor Presidente, affinché la Corte tenga presente che Ovidio è stato la vittima di questa magnificenza di Augusto. La città di Roma sicuramente dovrà ringraziarlo per tutto quello che Augusto ha fatto, ma sicuramente non per la sua coerenza, non per la sua moralità. Andava dicendo e andava cantando e richiedendo moralità ai romani, e lui era il primo a non avere moralità. Lo abbiamo sentito dalle parole dei protagonisti e lo deduciamo in maniera lampante, chiara, dall'esilio di Ovidio. Esilio mai revocato, il fatto che sia durato pochi anni dipende da una vita media allora che era molto bassa, non certo, non è stato mai revocato. L'esilio di Ovidio arriva fino ai nostri giorni, e l'esilio di Ovidio unito all'esilio di Giulia Maggiore e Giulia Minore dà già una professionalità, diremmo oggi, cioè il comportamento di Augusto è un comportamento reiterato, non è stato isolato, appunto è stato autore di altre più gravi nefandezze, ma in questo caso, in questo tipo di condotta, vi è stata una reiterazione della condotta, perché lo ha applicato ad Ovidio, lo ha applicato a Giulia Maggiore, lo ha applicato a Giulia Minore. Quindi non c'è stata alcuna resipiscenza, non c'è stato alcun pentimento di Augusto, che ha fondato su questo la propria autorità e il proprio potere.
Io invito quindi, Presidente, e concludo, la Corte a dichiarare Augusto colpevole dei reati ascritti e chiedo che la Corte contestualmente revochi finalmente l'odioso esilio di Ovidio, qui presente. Grazie. Avvocato, a lei la parola. Una massima per iniziare. Governare comporta sempre delle scelte impopolari. Le due leggi importanti cui ci appelliamo sono due leggi che hanno previsto un matrimonio, il matrimonio come obbligo per gli uomini fra i 25 e i 60 anni e per le donne fra i 20 e i 50, la Lex Iulia et Papia, che era voluta proprio da Augusto per favorire invece i matrimoni e anche per sistemare le posizioni familiari, compresi i divorzi. Quindi una legge molto evoluta. E la seconda era un'altra, quella che prevedeva che l'adulterio non fosse più punito con la morte, ma semplicemente con un provvedimento che sicuramente non è il più grave. Tra l'altro questo provvedimento è un provvedimento che non ha lo spogliazione dei beni, è un provvedimento che prevede una gradazione molto minore rispetto alle sanzioni che potevano essere applicate. E questo è per definire il tema sul provvedimento. Però vorremmo dire alcune cose. Innanzitutto non c'era spazio a Roma fra due concetti così, uno materiale, uno costruttivo, e l'altro che aveva per amore la poesia. Ma Ovidio aveva fatto una scelta, lui aveva rinunciato al seggio in Senato per amore della poesia e quindi si era ritirato dal campo, e però dal campo, fuori dal campo, secondo delle sue regole, che non erano le regole del potere, della politica, lui attaccava e distruggeva quelli che erano i valori che venivano usati come fondamento per la società. Ebbene, allora questa è una scelta e sta ovviamente a voi vedere quanto di difficile ci fosse nella scelta di un padre e di un nonno, soprattutto con la testimonianza, che è una testimonianza reale e non è una testimonianza trasportata 100 anni dopo sulla storia della relegatio di Ovidio. Ma vorrei anche dire, quando si parla di grave e irreparabile danno, l'irreparabilità non è imputabile a Augusto, perché tutti questi provvedimenti potevano anche essere cambiati dalle persone che seguivano. E quando si parla di pochi anni, devo dire che dopo che è morto Augusto, sono 5 anni che è rimasto Ovidio esiliato, e allora questo provvedimento voleva benissimo essere revocato. Se i suoi successori hanno deciso che non fosse revocato, allora non si può condannare Augusto per un provvedimento temporale di poco tempo che era giustificato dalle necessità, come abbiamo detto, del governare. Vorrei anche sottolinearvi una cosa, che leggendo la prova principe che abbiamo prodotto, che è una testimonianza della mostra di queste 200 magnifiche opere e che sono poi scorse, e se da voi avete potuto guardarle, questa è una vera e propria apologia di reato, perché in realtà il comportamento che ha usato Ovidio era quello di istruire e di insegnare a come non procreare. C'è scritto esattamente nei passaggi dell'Ars Amatoria, dei trucchi, delle questioni che potevano andare contro quella che era invece quello che professava Augusto. E allora proprio per questo vorremmo sottolineare come Augusto avrebbe ben potuto applicare la pena di morte, avrebbe ben potuto applicare delle pene più severe, perché l'adulterio era reato, era rimessa alla sua discrezionalità. Egli aveva una discrezionalità assoluta, l'abbiamo richiamato prima, e decise la gradazione minore, neanche il provvedimento del sequestro dei beni. E questo è un elemento fondamentale. Quanto poi io capisco l'ironia di Ovidio, che sicuramente si trovava in mezzo a persone che per lui potevano essere barbare, ma dopo 4 anni aveva imparato, ripeto, 2 lingue, era chiamato il poeta Gerico ed amava, aveva scritto anche dei poemi in favore di quella popolazione ed era esaltato. Addirittura adesso viene celebrato in occasione della sua morte una festa a Tomi,
E viene particolarmente sottolineato l'orgoglio di quella popolazione ad aver ricevuto un poeta, così come noi siamo felici di averlo ricevuto, anche perché il provvedimento, da quando l'adulterio non è più reato, avrebbe ben potuto essere decaduto. E allora la storia, rispetto a un provvedimento che aveva una sua giustificazione e addirittura avrebbe avuto diritto all'apologia del reato, a tutta una serie di aggravanti per aver istigato comunque una giovane fanciulla anche a cedere a delle lusinghe, ebbene i comportamenti che ha tenuto Augusto sono stati uguali. La figlia, la nipote, esattamente trattati nella stessa maniera di quanto è stato trattato Ovidio, ma c'è di più. Avrebbe potuto essere condannato a morte sia per l'adulterio che per i comportamenti che poi ha tenuto. E invece, ciò nonostante, egli ha avuto gli onori. Se poi i suoi successori non hanno voluto revocare dopo la sua morte e lasciarlo in vita 5 anni, ebbene non è da addebitare questo comportamento a un uomo, soprattutto un uomo che ha applicato le leggi, perché allora non è un provvedimento in sé, è la legge di Roma che si attacca. E allora io vi chiedo, la condizione di Ovidio resti questa piena, con un provvedimento integro e perfetto, un provvedimento che rende vigoroso, potente, la moralizzazione di Augusto, che ci restituisce una città che poi comunque ha rimediato, anche sulla base di un provvedimento che non c'era, aprendo le porte il 14 aprile dell'anno scorso e addirittura revocando ogni eventuale provvedimento. Quindi ci sono voluti molti anni per poter agire e per poter rendere quell'esule illustre a decorrere dall'VIII secolo d.C. ad oggi sulla base di un provvedimento per il quale ci sentiamo di chiedere tutti insieme una sentenza assolutoria. Grazie. Bene, avvocato. Prima di concludere il dibattimento, se la parte offesa o l'imputato vogliono fare le dichiarazioni spontanee, hanno la possibilità di farlo, sempre che loro ritengano opportuno. Prima la parte offesa, naturalmente la parola va per ultimo all'imputato, sempre. Ma Presidente, direi che i posteri, il poeta ha una capacità parte divinatoria di immaginare quello che succederà nei secoli successivi. I posteri sanno che se mi è giunta questa visione notturna, la domenica in un luogo che in verità era una palude quando io ero in Roma, dei prati paludosi, si affaccia un signore con una tonaca bianca, un balcone singolare, e parla urbi et orbi, almeno una o due volte all'anno, alla città e al mondo, lo si deve alla mia poesia. Perché questa espressione, che l'assonanza tra l'urbs e l'orbis, senza confini, tra la città e il mondo, solo in Roma si riconoscesse, è scaturito, sì, lo dico con orgoglio, dalla grande poesia di Ovidio. Come questo, termini, espressioni, creazioni che hanno cambiato la storia del mondo, e tuttavia la mia perorazione rivolta al Presidente, rivolta alla giuria, è la perorazione verso chi, ecco, riconosca non che Augusto sia stato poca cosa, poiché egli è stato grande, grandissima cosa, nessuno toglierà ad Augusto la sua gloria, ma proprio per questo gli va riconosciuta la colpa e l'ingiustizia che ha arrecato al poeta e alla sua libertà. E io voglio difendere l'onore del poeta, la sua libertà, la sua irriverenza, il suo amore per la vita, con le parole che un poeta mi dicono, Pushkin, forse userà tra 1800 anni, chiedendosi quale cuore gelido biasimasse dell'esule il dolore e le lacrime, mentre stavo in quel luogo dove secondo lei avrei potuto esercitare la mia creatività, tenace, ma ce vada lei a Tomi a fare la... Signor, ma chiedo, non voglio spezzare questo patos, e mi appello, signor Presidente, signore della Corte,
in questa eterna lotta tra il potere e l'arte, in cui non è giusto che sempre il potere prevalga, le parole di quest'uomo, questo Puškin, che disse: chi potesse leggere nella sua rozza superbia, senza commozione, queste mie elegie. E dice Ovidio: ultima tua opera in cui hai trasmesso alla posterità il tuo vano lamento. Ecco, perché non sia un vano lamento a distanza di 2000 anni, signor Presidente, occorre una riparazione. Bene. L'imputato ritiene di... Prego. Grazie, vostro onore. Io non voglio credere che il popolo romano, soprattutto vivendo in una fase di decadenza, voglia questa sera condannare Augusto. Sarebbe andare contro la storia, perché io vi ricordo che questa sera non dobbiamo assolvere o condannare Publio Ovidio Nasone. Noi siamo chiamati a condannare o assolvere Augusto con tutto quello che egli ha fatto per Roma, e vedo che c'è uno scoramento anche tra tanti fedelissimi che sono qui, sono preoccupati, tristi dopo le parole ingiuriose non tanto del Nasone ma di Giulia Minore, che mi ha recato veramente un profondo dolore. In fondo la sua presenza qui è la testimonianza che per me il familismo e il clientelismo non sono mai esistiti. Per me c'era Roma, Roma prima di tutti, e le leggi le ho applicate ad amici e nemici, a congiunti e a persone a me estranee. Con dolore, certo, quando i congiunti disonoravano la nostra famiglia, Livia, e Roma, quando alla mercé di questo Ovidio Nasone andavano in giro usando parole veramente infami sugli dèi, che venivano ridicolizzati, mentre noi tanto facevamo per restituire anche al culto degli dèi il rispetto di Roma. Ma a quei fedeli che sono tristi per queste parole che hanno sentito, vorrei ricordare ciò che ho detto a Tiberio in una circostanza analoga. Mio caro Tiberio, non devi cadere e cedere alle emozioni giovanili o prendertela se qualcuno parla male di me. Siamo soddisfatti se riusciamo a fare in modo che le persone si fermino a parole poco gentili. Questa è la gratitudine, anche per poeti insigni come Ovidio, che hanno esercitato ampiamente l'arte della lusinga, della seduzione e a volte anche la protervia in queste preghiere, a volte insultanti, che ci rivolgevano. Perché questi grandi intellettuali non sempre sono così onesti e liberi nel parlare del potere o col potere. Comunque, come disse Augusto, le sue ultime parole furono queste: la commedia è finita, applaudite. Bene, dichiaro chiuso il dibattimento. Adesso la parola passa ai giudici popolari, il cui verdetto tra poco apprenderemo e comunicheremo. Certo, è una nota di carattere extra processuale la mia, ma certamente questo processo ci ha consentito di fare un viaggio in una Roma che veniva trasformata da Roma di mattoni in Roma di marmo. Siamo dovuti tornare 2000 anni indietro per vedere quella Roma che tutti vorremmo che fosse ancora come allora, e questo tutto sommato ci dà un po' di nostalgia, ma anche
un po' di speranza in futuro. Ma questa è una notazione di carattere extraprocessuale, finalmente non si parla di Roma, le buche, gli alberi che cadono a Monnezza, parlavamo di marmi che arricchiscono questa meravigliosa capitale. Tornando al processo, la sostanza, io credo di, sia quasi superflua ribadirla, delle due contestazioni che vengono mosse all'imputato, pone un problema non, anche questo non nuovo, già 2000 anni fa si poneva, ma purtroppo si pone ancora oggi, che è quello dei rapporti che debbono sussistere in maniera corretta tra l'uso del potere e la libertà del pensiero. È un, credo che sia questo che nell'animo di voi giudici popolari debba essere l'interrogativo fondamentale al quale darete una risposta che, qualunque essa sia, sarà rispettata da tutti, naturalmente. Nasone! La Corte si ritira e adesso a voi, giuria popolare, il compito di decidere se colpevole o innocente. Gireranno le urne per la votazione, ricordo, rosso per la colpevolezza, azzurro per l'innocenza. Rapidamente ci sarà lo spoglio e insieme poi leggeremo il verdetto. Votate secondo coscienza. Fatto un'attenta conta delle vostre decisioni, l'imputato viene condannato. Per essere preciso, come ci siamo sforzati di essere tutta la serata, i voti contro l'imputato sono stati 285, quelli a favore, cioè quelli per l'assoluzione, 227. E con questo la seduta è tolta. Sia fatta la volontà di Roma, sempre. Prego, prego. Bene, scusate, facciamo una proposta al nuovo curatore della città, che non mi ricordo come si chiama. Magari in onore di questa restituzione della sua dignità ad Ovidio, piantiamo un albero per Ovidio e magari si impegnino anche ogni tanto a potarlo. Come sempre vi ringrazio e ringrazio tutti, ringraziamoli. Tutto abbraccio, veramente non si sono mai incontrati. Grazie a tutti, grazie a voi.